siamo il primo comune che aprirà uno sportello decentrato di arca capitanata. Io ritengo che di questo dobbiamo essere orgogliosi come città, ma io mi auguro che sia il primo di una lunga serie. Cosa facciamo? Daremo la possibilità ai cittadini cerignolani di potersi rivolgere al comune di Cerignola in uno sportello dedicato che sarà gestito da personale di arca capitanata coadiuvato dal personale del comune di Cerignola per ricevere tutte quelle informazioni e porre tutti quei quesiti che oggi i cittadini di Cerignola per poter fare questo si vengono nel comune di Foggia. Avere invece qua questo servizio ci permette di evitare ai cittadini delle complicazioni e ci permette di offrire come comune in accordo, in collaborazione con ACA, un servizio che sarà sicuramente gradito e che, come deve succedere quando collaborano istituzioni, produce un vantaggio bilaterale, un vantaggio per noi e per i nostri cittadini, un vantaggio ovviamente anche per l'ACA, evita un'ulteriore pressione, un'ulteriore frequentazione, quindi razionalizza il servizio. Facciamo una cosa eccellente. C'è una categoria di persone che si riempie la bocca enunciando il problema. Noi enunciamo poco e proviamo a fare. Perché vedete, parlare viene di emergenza abitativa è come parlare di emergenza criminalità, però bisogna poi fare qualcosa per contrastare l'uno, l'altro e qualunque tipo di emergenza. Non basta riempirsi la bocca e tromboneggiare, bisogna fare. Noi che cosa stiamo facendo? Dal 2000 a Cerignola non parte un progetto per la realizzazione di alloggi popolari. Poi siamo arrivati noi, quelli infiltrati, li vedete tutto umido, sono molto infiltrati, che hanno pensato di realizzare 16 alloggi popolari in piazza del Cinquecentenario nel quartiere San Matteo, noto quartiere benestante e abitato da persone ricche e possidenti. Finalmente stiamo lavorando, sta lavorando la Calinvest in via Torino per altri 8 alloggi popolari. Poi, grazie a quello staff che Rino Pezzano ha già salutato e ringraziato, io mi associo specialmente ai ringraziamenti, noi abbiamo ottenuto di poter costruire altri 44 alloggi nella ex sede dell'Istituto Industriale di Cerignola, ex Itis. Abbiamo il finanziamento, dobbiamo predisporre il progetto esecutivo, dopodiché andremo a gara, appalteremo questi lavori. Naturalmente arriverà puntualmente il maresciallo della finanza a prendere visione di questi atti, inutile visione perché non troverà nulla di irregolare. 44 alloggi a Via Cagliari, 16 alloggi alla Stecca, mi riferisco, faccio riferimento a quella struttura che apre il quartiere San Samuele, che è un grande monumento allo spreco di denaro pubblico e alla inutilità, perché a Cerignola le opere si realizzavano a fine di spendere un po' di soldi, ma poi non servivano a nulla, tipo la Stretta, tipo la velostazione, potrei fare altre decine di esempi. Lì realizzeremo 16 alloggi popolari che daremo ovviamente ai cittadini per dare un sollievo a questa emergenza. Così si risponde all'emergenza abitativa, costruendo alloggi e assegnandoli. Di alcuni volgari strumentalizzatori che tentano di danneggiare
la mia persona e la mia amministrazione attaccando questa città. Io sono perfettamente consapevole che in qualunque manifestazione pubblica io intervenga, questo tema deve uscire, perché non si tratta di difendere Franco Metta, si tratta di difendere la città di Cedino. C'è qualche forcio lì che si arrotola nel fango e poi schizza fango da tutte le parti. Noi, semmai siamo benissimo colpiti da questi schizzi, ci ripuliremo la faccia e la mostreremo sempre in prima fila, tranquilli, sereni, coscienti di poter procedere a testa altissima a difesa di questa città. E oggi è un momento fondamentale, questa apertura di questo sportello, ma l'attenzione dell'ARCA per tutti i comuni del territorio della capitale Napoli si sta manifestando in varie forme. Se pensate ad esempio che in questo periodo molti dei nostri funzionari stanno partecipando, stanno supportando i comuni per la predisposizione delle graduatorie. Penso al comune di Ortanova, penso al comune di Stornara, penso al comune di Candela ed attualmente il comune di Margherita di Savoia. Quindi l'ARCA è a disposizione del territorio e offre tutta la sua collaborazione ai comuni per affrontare in maniera risolutiva, senza polemiche, asciutta, oserei dire laica, le questioni dell'abitare del territorio. Oggi quindi si concretizza una visione di ARCA che va verso i propri utenti, quindi daremo la possibilità a tutti gli abitanti dei nostri alloggi di edilizia residenziale pubblica di non doversi più recare presso Foggia, ma potranno usufruire, grazie a questo importantissimo accordo con il Comune di Cerignola, che ringrazio per questo,